che è giusto che la memoria venga conservata e venga portata avanti nelle scuole e in raccordo con l'impegno delle istituzioni. Per questo il Comune, l'amministrazione, la Presidenza del Consiglio ha voluto promuovere questa giornata della memoria dei fatti del 43, invitando le scuole presso la sala consiliare e collegandosi anche in via Skype con il Comune di Pisa, che in questa giornata della memoria diventa partner di Pescara, in quanto le due città furono bombardate nelle stesse giornate del 31 agosto e del 14 settembre. E quindi questo progetto memoria partirà in entrambe le città parallelamente. Proprio qualche settimana fa c'era stata una visita del sindaco Alessandrini a Pisa proprio per siglare questo gemellaggio. Sì, lì ci fu la prima tappa di questo gemellaggio, il 31 agosto, quindi data del primo bombardamento. Oggi 14 agosto, data del secondo bombardamento, siamo qui nella sala consiliare per ricordare questi tristi episodi e far sì che su questi le coscienze civili, soprattutto nei ragazzi, abbiano i valori della pace e della crescita tra le popolazioni.